Avvocato, appena uscita la notizia che il comandante della nave, Pietro Marrone, è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per aver disubbidito all'ordine di una nave militare, oltre al sequestro dell'imbarcazione, qual è la vostra risposta? Noi abbiamo appreso che il comandante è indagato e che la notifica di un provvedimento al quale risulta indagato, abbiamo chiaro, è prodromica al sequestro della nave, quindi è necessario individuare un soggetto che sia responsabile legalmente, a cui poi addebitare il sequestro del... È un atto dovuto per voi? È un atto dovuto, chiaramente. Quello che in questo momento le posso dire, ovviamente non conoscendo assolutamente gli atti, è che comunque stiamo ricostruendo il fatto in maniera analitica e accurata e che provvederemo certamente a impugnare il provvedimento di sequestro. L'equipaggio, il comandante si è comportato in maniera corretta e perché? Il comandante si è comportato in maniera stracorretta a nostro giudizio. Il comandante è stato responsabile, il comandante ha provveduto a salvare vite umane, quindi un'eventuale contestazione, anzi una contestazione di favoreggiamento di immigrazione clandestina, a mio giudizio non sta né in cielo né in terra. C'è anche il fatto di aver disubbidito all'ordine della Guardia di Finanza. Staremo a vedere, questo dobbiamo, appunto, le dicevo, stiamo ricostruendo il fatto analiticamente, quindi vedremo anche le registrazioni, i passaggi su questo, ma tutto quello che è stato fatto esclusivamente per porre in salvo delle vite umane. Questo è un dato che risulta già in maniera chiarissima.